ci piace tantissimo che loro partecipano. E c'è anche Antonio che alterna la scuola lavori, ci aiuta con il plan. Il tema di questa sera è le storie tra realtà e fantasia. Tutte le storie di questa sera sono bellissime, ci piacciono tanto quello che leggeremo questa sera. Realtà e fantasia, che cosa dire? È un tema tanto polemico. Ci sono sempre delle discussioni, delle diatribe intorno a che cosa proporre ai bambini, che cosa sarebbe bene che i bambini leggessero, storia di realtà, storia di fantasia, conviene per la sua crescita, conviene fare queste distinzioni. Vorrei soltanto ricordare due grandi italiani che hanno parlato sul tema, uno è Italo Calvino, un altro è Bruno Munari. Tutti e due erano d'accordo che i bambini, queste distinzioni che ci mettiamo noi adulti, questi problemi non ce l'hanno, perché loro la sua fantasia la mettono sulle cose, anche la sua realtà, anche sulle cose che non conoscono, la mettono su tutto, le cose reali, le cose fantastiche si alternano, vivono un mondo tutto loro. È importante che sia così, perché in questo modo cresceranno bene e capiranno, troveranno un sfogo andando più avanti nella vita,